Il piacere della scoperta è il filo conduttore della nuova stagione della Camerata Strumentale di Prato. 8 concerti più quello del concorso Dante 700 che non solo ripropongono opere classiche da Beethoven a Bach, ma anche un programma di autori meno noti, in parte contemporanei. Il primo appuntamento è per giovedì 9 novembre con il concerto inaugurale, l'ultimo il 9 maggio, utilizzando non solo il palco del Politeama, ma anche quello suggestivo della chiesa di San Domenico e di Sant'Agostino. Si va al concerto anche per scoprire cose che non avevamo mai sentito e avere il piacere della scoperta. Per esempio, le sinfonie sulle metamorfosi di Ovidio, tratte dalle metamorfosi di Ovidio di Karl Ditters von Dittersdorf, che se lo dico così, appunto, oddio, chi è questo signore? È un contemporaneo di Mozart, ha scritto cose meravigliose che sono servite poi a Beethoven per l'ispirazione della sinfonia pastorale. Oppure Les Indes Galantes di Rameau. Oppure dei pezzi di musica contemporanea, tra cui la prima italiana di The Passions of the Trees di Tabakova. Un lavoro educativo, quello della Camerata, che dura da 25 anni e quest'anno ha ottenuto un riconoscimento di oltre 150.000 euro da parte del Ministero della Cultura. Questa crescita è dovuta a un investimento da parte dei soci, quindi il Comune, la Fondazione, Cassa di Risparmio di Prato in primo luogo, alla scelta di istituire il Palazzo della Musica come luogo che coinvolge nello stesso contesto la Scuola di Musica Verdi, l'orchestra e anche Rete Toscana Classica, ed è dovuto anche alla capacità di coinvolgimento del territorio in senso stretto.